Un saggio teneva nel suo studio un enorme orologio a pendolo che ad ogni ora suonava con solenne lentezza, ma anche con un gran rimbombo. «Ma non la disturba?» chiese uno studente. «No», rispose il saggio, «perché così a ogni ora sono costretto a chiedermi che cosa abbia fatto dell'ora appena trascorsa». Bruno Ferrero, 365 piccole storie per l'anima. Cosa ci insegna? Il tempo scorre inesorabilmente, senza chiedere il nostro consenso, e una volta perso non può essere in alcun modo recuperato. Non possiamo congelarlo per poi utilizzarlo quando ci aggrada, poiché il tempo trascorso nell'indolenza e nell'inoperosità è perso per sempre. Occorre dunque fissare delle priorità, pianificare l'azione senza rimandare per timore che le cose non vadano come vorremmo. Chi guarda il vento non seminerà e chi guarda le nubi non mieterà, disse Salomone. Gesù aveva solo pochi pani e pochi pesci quando sfamò una folla di 3.000 persone. Non pensò di procrastinare il suo intervento in attesa di circostanze più favorevoli. Noi non siamo Gesù e non possiamo compiere miracoli, ma possiamo avere la certezza che la provvidenza divina sarà pronta a premiarci se saremo determinati a realizzare il nostro progetto di vita, indipendentemente da quanto sia ardito o meno. Il tempo non è semplicemente tempo, è vita. Quando passa, porta via con sé porzioni della nostra esistenza e molte opportunità perse o mancate.